quadrando il Cristina. Siamo qui a Positano, oggi 27-28 luglio, per raccontarvi la baia dei grandi hot che abbiamo qui. C'è un grande profumo di vintage, perché le presenze più importanti sono questo schooner a tre alberi di costruzione olandese, di cui adesso non ricordo il nome, ma fa base porto a Napoli e fa in escursione poi nel Golfo di Napoli e di Salerno. Riesce a mettere a bordo un po' di passeggeri e viene noleggiata a settimana. In fondo lo vediamo con la prua nella nostra direzione e con lo scivolo a mare che avrebbe sicuramente fatto raccapricciare Jack Lynn Onassis. C'è il Christina O. E poi al centro, mastodontico, grande, c'è il Queen Mary, una barca anch'essa con tante vicissitudini, costruita negli anni 60, poi è stata allungata, poi è appartenuta all'armatore greco Karageorgis e adesso invece fa viaggi charter a settimana. Ha un grande numero di passeggeri a bordo ed è partito Queen Mary. La storia di questa imbarcazione già è una storia ricca di dettagli e particolari. Già al momento della costruzione, commissionata dal primo ministro portoghese, il cantiere che la costruiva fallì e viene messa all'asta per 4.000 soldi portoghesi. Nella sua lunga vita, addirittura nel 2016, è stata allungata di un pezzetto per renderla ancora, la si vede che è fuori sagoma, è fuori silhouette, no? Appare mastodontica e grossa, alta, alta rispetto al pelo dell'acqua. E adesso c'è un nuovo titolare che è un altro magnate della economia americana. È partito direttamente da Monaco ed è venuto qua, questa è una delle caratteristiche più importanti. Poi il resto sono nuove imbarcazioni. È bello avere queste tre barche a vela, uno vicino all'altro, un albero, due alberi e tre alberi. La storia della crescita. La silhouette ci porta agli anni 60, quando le Olimpiadi di Roma e le gare nautiche si svolgevano nel Golfo di Napoli e quindi le imbarcazioni avevano questa silhouette allungata. E poi lo schooner è sempre stata una passione olandese, mentre invece qui da noi va benissimo questa due alberi centrale. È una baia ricca di questo profumo vintage, ma ci sono ancora degli altri sull'altro tratto di costa, in cui c'è questo famoso e benedetto Infinity accompagnato e seguito dall'Intrepido. Vediamo se adesso riusciamo a vederli da più vicino, dall'alto. Li abbiamo visti da lontano nel Golfo di Sorrento,